Oggi invece vediamo il past perfect. Il past perfect che si fa con il verbo have al passato, quindi had, più il participio passato. Si usa per eventi che sono accaduti prima di un altro evento di cui dobbiamo parlare o che sono accaduti prima di un tempo specifico del passato. Esempio: Jim had left when we arrived. Jim se n'era già andato quando siamo arrivati. We had finished the work by lunchtime. Avevamo già finito il lavoro quando è scattata, diciamo, l'ora di pranzo, ok? Vi faccio un esempio per capire il differente uso del simple past e del past perfect, ok? They started the meeting when we arrived. Hanno iniziato la riunione quando siamo arrivati. They had started the meeting when we arrived. Avevano già iniziato la riunione quando noi siamo arrivati, ok? Vedete la differenza? Un'azione è scattata quando siamo arrivati, l'altra è successa prima che siamo arrivati, ok? Spesso si usa already con il past perfect per enfatizzare la sequenza degli eventi e just per indicare che la prima azione avviene poco prima della seconda, quindi already già e just appena, already al rea di y e just j-u-s-t. Esempio: Sarah had already left when we got there. Sara se n'era già andata quando siamo arrivati. Ok, se n'era già andata. They'd just finished dinner when we arrived. They had just finished dinner when we arrived. Avevano già finito di pranzare. Avevano appena finito di pranzare quando siamo arrivati. Con il past perfect si possono usare altri avverbi come never, mai, never, e always always, sempre. I had never met him before, non l'avevo mai visto prima. My sister had always wanted to be a doctor. Mia sorella ha sempre voluto fare la dottoressa. Il past perfect, come ho detto, si usa con had più il participio passato. Participio passato, mi raccomando, ed, tranne gli irregolari che hanno bisogno di essere studiati a memoria. Come al solito, il not si mette dopo have, had, quindi qui dopo had, e quando si fa la domanda si fa had più il soggetto più il participio passato. Quindi I had not finished, they had not gone. I hadn't finished, they hadn't gone. Had you finished? Where had they gone? Ok? E questa è il past perfect. Vi lascio alle prossime lezioni, ai prossimi verbi, ai prossimi argomenti. Se avete domande o argomenti da chiedere, scrivete qua sotto e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!